La domanda su perché Dio si faccia rappresentare sempre da un ente al maschile la potete capire da questo che è l'assetto dopo 2 anni che la controfigura di Dio è su YouTube, rileva e rivela in fatto di capacità di comprensione dell'aspetto straordinario che esiste in questi argomenti. Vedete molto bene come la percentuale delle donne che seguono i video di Amoramod sono il 27,7% contro il 72,3% dell'aspetto maschile. Ciò denota semplicemente che l'aspetto dell'intraprendenza dei soggetti viventi, dominata dal testosterone, configura nel sesso maschile l'accentuazione della intraprendenza anche a livello comprensivo. L'uomo, nel suo temperamento, per come è stato disegnato da Dio, deve vincere la sua battaglia per l'esistenza, a partire da quando si presenta come uno spermatozoo che in mezzo a altri milioni di contendenti devono arrivare a conquistare la donna che in quel momento è un puro e semplice uovo che è lì in attesa di essere conquistato. Dopo, ma solo dopo, questa azione che è determinante perché determina la conquista dell'ovulo, solo dopo l'aspetto femminile diventa la culla in cui tutto cresce e si sviluppa. Tanto che se oggi voi entrate in una chiesa, trovate che la percentuale delle donne presenti rispetto agli uomini è pressoché rovesciata rispetto alla percentuale che avete qui. Gli uomini in chiesa non superano quel 27% che invece le donne qui hanno proprio a livello della capacità di capire, di essere coinvolte in una pura azione intellettiva che porti a delle straordinarie novità. Per questo Dio si è sempre collocato nell'aspetto maschile di chi inizia la sua gara per la vita, per la conquista della donna. Per questo in tante religioni, per esempio come l'islamica, la donna è tenuta lì in sottordine, perché la natura stessa l'ha voluta come la culla della famiglia, l'equilibrio vero e autentico tra tutte le ragioni, mentre invece l'aspetto maschile esprime proprio l'esaltazione di ogni possibile gara di conquista, anche quando si tratta di conquistare un puro ideale di comprensione come quello che è il fine di questo canale di YouTube.